In conclusione, io vorrei chiedervi una cosa. Mi ricordo che l'ultima volta che Luca Racca è venuto da noi, così parlavamo anche di cose futuribili, però ce n'era una che invece non era per niente futuribile. A me è interessato perché, insomma, come giornalista televisivo mi interessava. Cioè, voi stavate studiando un sistema per rallentare in qualche maniera quello che noi stiamo dicendo in questo momento alla televisione, per farlo recepire in maniera esatto, sì, facile, da chi non sente. Ecco, ho spiegato male, se no, vuole no, riprendere. Il concetto è quello. È questo. Sì, sì. E nasce un pochino anche dall'osservazione che abbiamo fatto anche con, sulle persone anziane o persone con sordità lievi, ma che hanno difficoltà a seguire, non tanto per questioni di volume. Cioè, queste persone alzando la voce di solito provano, alzando il volume del televisore, provano un fastidio. È evidente. E invece rallentando, parlando, scandendo le parole in maniera corretta, capiscono molto di quindi più. Quindi è una sorta di doppiaggio di quello che... È uno scanditore. Noi lo chiamiamo sillabatore o sillabox. Stiamo cercando ancora il nome dell'oggetto. Siete in fase di ricerca o di già qualche... avete già qualcuno? Abbiamo una serie di sei pezzi, ben sei allora, pezzi. Le posso chiedere la prossima volta che viene di portarcene uno? Non si può. Sì, no, certamente. Lo rivediamo possiamo qualche... portare a vedere. Più o meno delle dimensioni di un videoregistratore. E svolge anche in parte le funzioni di videoregistratore, ma perché ci serviva anche questa funzione qui, e riesce a rallentare fino al 50% senza fare la voce, diciamo, sì, d'effetto, quelle cose 78 tremende. Giri, quelle sì, cose esatto. Tremende. E stiamo adesso facendo una serie di test, dandolo a istituti di logopedia, centri di ricerca che si occupano proprio dei problemi della comprensione, del linguaggio, per vedere un attimino la validazione di questa macchina qui. Ecco. Bene.